Le sentenze vanno rispettate, ma se non sono condivise, vanno impugnate. Con queste parole, Giuseppe Amato, procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, ha confermato che verrà presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza di assoluzione di secondo grado degli imputati accusati dell'omicidio di Serena Mollicone, la studentessa diciottenne di Arce, Frosinone, uccisa il 1 giugno 2009 e ritrovata cadavere in un bosco due giorni dopo. Lo scorso luglio, infatti, la Corte d'Appello di Roma ha assolto per la seconda volta l'ex maresciallo dei Carabinieri Franco Mottola, sua moglie Anna Maria e il figlio Marco, ritenendo che non avessero commesso l'omicidio. Nelle scorse settimane sono state pubblicate le motivazioni della sentenza, in cui i giudici sostengono che non si possa stabilire con certezza come, dove, quando e chi abbia ucciso Serena, e criticano i media per aver diffuso l'ipotesi accusatoria nei confronti dei Mottola senza prove concrete. Giuseppe Amato ha spiegato: «Il nostro lavoro investigativo è stato condotto correttamente e riteniamo che ci siano validi motivi per ricorrere in Cassazione». Tra questi, la mancata audizione di un testimone, che non fu convocato per un problema procedurale. I legali della famiglia Mollicone avevano già chiesto alla procura di presentare ricorso. L'avvocato Sandro Salera, legale di Consuelo Mollicone, la sorella di Serena, ha affermato: «Siamo determinati a portare avanti la nostra ricerca della verità. Oggi c'è un assassino tra di noi e il nostro dovere è fare tutto il possibile per trovarlo. Per questo abbiamo depositato una istanza alla procura affinché proceda con il ricorso in Cassazione. In aula ho visto il procuratore generale molto determinato e convinto della tesi accusatoria». Nel corso del processo, la richiesta di condanna da parte del sostituto procuratore generale, Francesco Piantoni, era stata di 24 anni per l'ex maresciallo Mottola e di 22 anni per sua moglie Anna Maria e per suo figlio Marco. I tre sono stati assolti con formula piena e la famiglia Mollicone è stata condannata a pagare le spese processuali, una beffa che ha suscitato grande amarezza. Consuelo Mollicone ha dichiarato: «Sono profondamente delusa. Avevo davvero sperato che in questo processo di secondo grado si arrivasse finalmente alla verità. Invece, mi sembra di essere ancora al punto di partenza». Consuelo, che porta avanti la battaglia iniziata dal padre Guglielmo, scomparso nel 2020, sente il peso di quella lotta e dice: «Devo continuare questa battaglia in suo nome. Non posso arrendermi. Non è ancora stata scritta la parola fine. Mi dà la forza solo il pensiero di mio padre». La tesi dell'accusa è sempre stata chiara. Serena Mollicone fu uccisa in caserma e poi abbandonata nel boschetto dove fu ritrovata. Secondo l'accusa, ci sarebbe una corrispondenza tra il cranio di Serena e la porta di un alloggio della caserma, il che suggerisce che la ragazza possa aver sbattuto la testa contro quella porta prima di essere trasportata nel bosco, dove sarebbe stata lasciata ormai morta. Nel dicembre 2023, durante il processo d'appello, i carabinieri del RIS di Roma, Vittorio Della Guardia, Ferdinando Scatamacchia e Rosario Casamassima, dopo aver studiato per oltre un anno i reperti rinvenuti nel bosco, hanno dichiarato: «Da tecnici, escludiamo che la ragazza sia stata uccisa nel luogo in cui è stato trovato il cadavere». In passato, il brigadiere Santino Tuzzi, suicida nel 2008, aveva dichiarato che Serena quel giorno entrò in caserma e non ne uscì più, ma non fu mai creduto.